Ciao a tutti ragazzi, sono come sempre Rector e oggi ho voluto fare questo mini video per farvi capire una cosa, cioè per chi ha problemi con internet eccetera, per lui potrebbe essere una soluzione. Praticamente vi faccio vedere, praticamente oggi vi farò vedere come si fa a vedere quanto i gestori come Infostrada che ho io o Vodafone eccetera vi hanno abilitato la linea, cioè la potenza della linea che loro vi hanno abilitato. Se praticamente voi, che ne so, io pagavo per 8 mega e mi avevano abilitato fino a 4, infatti gli ho dato una bella strillata e ora mi arriva fino a 7. Vi faccio vedere come si fa. Prima di tutto, se dovete andare a guardare dietro il router o il modem, come lo volete chiamare, c'è un numero del genere. Il mio è 192.168.1.1. Ok, di solito è così. Poi di solito cioè, dice sempre il nome utente, dovete mettere admin in piccolo, c'è scritto dietro sempre il router, la password, anche la password è di solito admin. Se non è admin, la password è sempre password, è sempre il username, è sempre admin. Ok, vabbè, il mio è più facile, io ho una TP link, non so voi cosa avete. Praticamente dovete andare a vedere queste cose, questi numeri qua. Praticamente, vi metterò anche un sito per controllare questi numeri. Praticamente questo qui vuol dire quanto è pulito la vostra linea. Se più alto è, più meglio è. Poi questa autenticazione del segnale praticamente vi fa capire quanto c'è perdita di linea tra voi e la vostra centrale. E questo qui, trasmissione dati, è la vostra linea vera e propria. Se questo qui, praticamente, che ne so, avete una linea di 8 mega come me, avete abilitato, che ne so, fino a 7.996, vuol dire che è fatto, cioè vi dà quello che deve dare. Se invece, che ne so, trovate 3.999 come avevo prima, vuol dire che vi stanno fregando, quindi voi dovete chiamare la centrale e dire, cioè dovete chiamare la centrale nell'area tecnica, volete dire cazzo aumentatemi questo cazzo di internet, ok? E qui posso dare una dimostrazione, ho 7.996, no? Quindi posso far vedere anche facendo uno speed test, e vale per tutti gli stati, non solo qua, tutti i modem, tutti gli stati. Se avete un modo particolare potete contattare sempre me per risolvere questa cosa. Comunque mi metterò sotto descrizione un altro sito che potete controllare questi numeri, diciamo questi numeri, e facciamo una test del mio internet per farvi vedere che dovete dare almeno una volta la strillata a cose. Prima mi arrivava nemmeno, ok, ora mi vedete, mi arriva almeno 6, mi arriva oggi, cioè vabbè, meglio di prima, perché meglio di prima sempre, perché faceva schifo di morire. Perché prima mi serviva 4-5 ore per scaricare una cosa, ora ci vuole di meno. Comunque, ok, da me è tutto, l'upload fa sempre schifo il mio, quindi ciao a tutti e al prossimo video, ciao a tutti.